Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono veramente euforico perché questo è il primo video su YouTube ufficialmente sponsorizzato da un'azienda che tra l'altro stimo tantissimo e di cui i prodotti ho sempre voluto acquistarli e ho sempre voluto provarli sul mio computer. Infatti oggi parliamo di The Answer. Per chi non sapesse cos'è The Answer, aspettate un attimo, ve lo spiego, non vi preoccupate. Prima di iniziare, ti ricordo come al solito di iscriverti al canale, attivare la campanella, seguirmi su Instagram, giacobus.g, in cui pubblico giornalmente, settimanalmente nuovi video. Oggi parliamo appunto di The Answer, che è un plugin a pagamento per o Final Cut o DaVinci o Premiere Pro e praticamente vi permette di emulare, tra virgolette, quella che è la pasta del Super 35, comunque delle riprese a rullino praticamente. Io l'ho utilizzato principalmente su Final Cut perché è il software che utilizzo principalmente, di cui ho la licenza grazie appunto a The Answer che appunto ha sponsorizzato questo video. Premetto che The Answer non mi ha pagato per dire che The Answer è un bel plugin, ma lo penso effettivamente in questo video poi vi spiegherò perché comunque come può essere utilizzato per migliorare drasticamente la qualità dei vostri contenuti video. Tra l'altro da poco hanno realizzato anche la versione per iPhone, quindi molto interessante, la proverò molto presto, sempre grazie di Answer, ma in questo video parleremo appunto di The Answer per Final Cut Pro, comunque di Answer in generale, che cos'è, come vi può stravolgere il modo di fare video e perché acquistarlo. Allora, come ho detto prima, The Answer è un plugin che serve ad emulare quella che è la pasta, comunque i colori e l'immagine, anche grana, diffusione, bagliore, aliasing, tante altre cose del mondo film, quindi non del mondo digitale ma del mondo film. Quindi praticamente andate ad emulare con tantissime LUT, tantissime varie altre funzioni all'interno di The Answer Pro, quella che è la pasta, comunque quello che è l'immagine finale del film. Quindi fidatevi che per uno che fa video musicale comunque The Answer è stato veramente molto figo perché vi permette di andare a modificare vari parametri avendo già preimpostati, quindi ad esempio Super 35, 65 mm, quindi Panavision, i vari appunto formati del sensore, quindi potete andare a modificare ad esempio la grana con già dei preimpostati, quindi ad esempio Super 8 mm, Super 16 mm, Super 35, Super 65, quindi questo è molto figo, ma poi potete andare su custom e andare a modificare a vostro piacimento tutti i vari parametri che sono aliasing, grana e molti altri in cui in questo video vi spiegherò. Diciamo che esistono delle varianti gratis, ma io veramente dopo aver utilizzato The Answer Pro penso che questa sia l'unica opzione nel 2024, comunque da l'unico plugin davvero utile per emulare il film. Senza perderci troppe chiacchiere, andiamo a vedere subito la differenza tra un video colorato normalmente, che può essere con LUT e varie altre cose, e un video colorato con The Answer Pro. E nel nome di se lo volete comprare, vi lascio comunque il link in descrizione se volete comprarlo. Con il mio codice sconto avete un 10% di sconto e se lo comprate dal mio link aiutate sia il canale che appunto avete uno sconto aggiuntivo su The Answer. E dopo comunque a fine video vi dirò i vari prezzi e le varie disponibilità di The Answer Pro, che secondo me è l'unica opzione comunque invece di comprare la grana singolarmente, i vari plugin singolarmente, comprare una volta lifetime comunque a vita di Answer Pro, fidatevi che fa la differenza rispetto a prenderlo mensile, annuale e comunque il prezzo non è che cambia tanto, quindi fidatevi, prendetelo lifetime, prendetelo per tutta la vita, che comprate una volta e vi dura per sempre. Quindi andiamo a vedere adesso le immagini, color normale versus color di Answer in 3, 2, 1, via. Eccoci, avete visto la differenza? Quale preferite tra i due? Fidatevi che non è solo aggiungere grana, aggiungere bagliore, aggiungere altre cose, è proprio un altro modo di vedere le immagini. Fidatevi che una volta che l'ho comprato, una volta che l'ho provato per la prima volta, non tornerete più indietro. Effettivamente The Answer Pro non è un plugin per tutti, in primis per il costo, perché non è un plugin diciamo tra virgolette economico, ma per il lavoro che c'è stato dietro, secondo me è un prezzo più che giusto. Parliamo di la versione almeno che io costa $449, che praticamente sono 450-500 euro, una roba del genere. Non avendolo pagato, non mi ricordo esattamente il prezzo, però potete andare a controllare direttamente voi in descrizione la versione appunto che vi interessa per evitare di perdere tempo. Comunque magari provarlo solo un mese, pagare non mi ricordo quanto costa al mese, e poi eventualmente prendere la versione lifetime, prendere la versione per tutta la vita. Fidatevi che piuttosto fate la versione solo da un mese, ma fidatevi che The Answer Pro è tanta tanta roba, specie per chi vuole dare un look più particolare, più cinematografico alle proprie riprese. Fidatevi ragazzi che veramente vi cambia il modo di fare video e una volta che lo comprate non ne potete più farne meno. Per tutti quelli che dicono, sì, ma 500 € per un plugin, io con la grana che c'è in Final Cut, la grana che c'è in Premiere, in DaVinci, è la stessa roba.
anche in diffusion, se metto la diffusione e la lation è la stessa roba. Fidatevi ragazzi, è un'altra esperienza completamente. Cioè io non ho mai fatto finte emulazioni film, però prima per fare la color utilizzavo dei plugin sempre a pagamento che mi dava appunto un effetto tra virgolette molto cheap, che non riuscivo mai ad avere quello che volevo. Invece adesso veramente mi sento di dire ragazzi, fidatevi, la differenza è tanta. Certo, il prezzo non è basso, cioè non è un prezzo per intero di plugin, parliamo di comunque 500 euro di plugin, ma fidatevi, sì, una volta comprato non tornate più indietro, fidatevi ragazzi, piuttosto fate la prova di un mese, pagate non ricordo quanto costa al mese, e fidatevi che una volta che ho provato il mese dite cazzo, è una figata assurda. Diciamo che all'inizio potete smanettarci un attimo di più appena capite i vari valori, le varie cose. Fidatevi che la vostra immagine cambia veramente da così a così, e veramente tanta roba. Quindi prima di dire sì, ma io con il mio plugin da 2 euro gratis di Motion VFX faccio la stessa cosa, fidatevi che non è così. Fidatevi che Vyazer Pro per tutti i filmmaker è straconsigliato, e anche per chi non vuole andare per forza avere un look strong, comunque un look con molto contrasto, molti colori saturati. Tra i non ci sono anche dei nude tipo in bianco e nero, comunque seppia, colori molto particolari. Quindi fidatevi, se smanettate un attimo quel plugin, andate veramente a fare quello che volete, andate ad aumentare la vostra qualità dei video e le vostre color. Quindi veramente straconsigliato per tutti quelli che vogliono aumentare la qualità delle vostre color, delle vostre color correction e color grading, principalmente grading, ma in realtà anche correction, perché sul plugin ci sono anche dei parametri per fare esposizione, bilanciamento del bianco e tante altre cose. Quindi fidatevi, per tutti quelli che vogliono alzare la propria qualità e sono dei filmmaker e vogliono diventare professionisti, prendete Vyazer Pro, fidatevi, cioè non c'è da parlare, guardate le immagini e fidatevi. Noi ci vediamo comunque al prossimo video, spero che questo breve video vi sia piaciuto, e niente, ciao.